Eccoci tornati in diretta, ancora buongiorno a tutti voi amici delle fonti TV. Allora, naturalmente l'analisi dei mercati a 360 gradi, al di là di analizzare la situazione odierna che è in positivo, almeno per quanto riguarda il nostro indice che ha fatto questo rimbalzo, segna un più 0,65% in questo momento dopo le rassicurazioni che sono arrivate da parte del governo. Oggi ci sarà un ulteriore vertice per definire insomma quella che sarà la nostra manovra e soprattutto il rapporto deficit-PIL che ieri diciamo ha creato un po' di scombussolamento in Europa e anche sui mercati. Oggi la situazione sembrerebbe essere un po' rientrata. Dicevo, le fonti TV è sinonimo di analisi di mercati a 360 gradi, anche mettendo in relazione più fattori e soprattutto analizzando l'andamento dei mercati nel tempo. Questo è di fondamentale importanza. Io saluto Sara Silano, Morningstar Italy, che è venuta a trovarci ancora come ogni mese. Buongiorno Sara. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Insomma, poi di solito no, all'inizio del mese si può fare un po' un bilancio, una volta al mese credo che sia, come dire, il modo giusto per vedere come variano le situazioni, che restano sempre identiche sullo sfondo, ma che poi sappiamo bene possono sicuramente variare. E partiamo proprio da qui, cioè tornando un attimino indietro, nel senso che i mercati, ne avevamo parlato anche nello scorso appuntamento, si sono lasciati alle spalle un'estate a diverse velocità. Quindi da una parte Wall Street che ha proseguito la sua corsa, invece si sono fatti notare gli emergenti che sono stati colpiti dalle vendite, quindi si sono fatti notare purtroppo in senso negativo. Cominciamo a capire quale insegnamento possiamo trarre però da quello che è accaduto nei mesi scorsi per i mesi futuri. Innanzitutto possiamo dire che proprio in estate ed è settembre poi è cominciato con questa dispersione dei rendimenti. In termini tecnici si parla di correlazioni, di mercati meno correlati di quanto non lo sono stati negli ultimi anni. Wall Street è andata bene, gli emergenti sono andati male, l'Italia ha fatto molto male durante il mese di agosto, il Giappone ha chiuso in positivo, ma esce da una serie piuttosto negativa, insomma una difficoltà di avere un trend univoco per tutti i mercati e invece delle differenze. Innanzitutto che cosa possiamo dire? La prima lezione è l'avversione al rischio è aumentata per quanto riguarda i mercati emergenti, quindi sui mercati emergenti c'è più timore a esporsi e in effetti abbiamo visto delle vendite. La lezione numero due è probabilmente che la forza del dollaro potrebbe in realtà aiutare delle multinazionali non statunitensi, ma la guerra dei dazi, le politiche del presidente Donald Trump in realtà stanno creando una barriera a protezione delle attività americane. E la lezione numero tre è che non dobbiamo dimenticare che gli utili comunque nelle zone emergenti sono ancora solidi per molte imprese in molte aree. Anche negli Stati Uniti abbiamo delle dinamiche positive, ma negli Stati Uniti c'è una certa euforia che si scontra invece con un certo pessimismo dei mercati emergenti. Facciamo attenzione al clima quando si c'è questi contesti di eccessiva euforia, perché potrebbero poi in realtà sboccare in vendite o comunque certo, in un ritracciamento. Certo. Ecco, se dovessimo dire invece qualcosa di più sul nostro indice, cioè per Piazza Affari settembre è stato decisamente il mese del rimbalzo, peraltro insomma questi giorni sono un po' delicati, no? Ovviamente è tutto work in progress, Sara, quindi mi rendo conto che è anche un po' complicato riuscire a dire qualcosa di preciso, perché siamo attenti a quello che succede a livello politico con la nota di aggiornamento del DEF e via dicendo, l'ho detto poco fa, però insomma quali sono i rischi mi piacerebbe capire con te. Infatti se guardiamo da un punto di vista fondamentale ai titoli quotati a Piazza Affari, e mi riferisco in particolare ai titoli bancari, possiamo probabilmente cercare di comprendere anche questa volatilità che abbiamo visto: agosto molto brutto, settembre migliore fino all'ultima settimana in cui sono tornate le vendite. Sicuramente le decisioni politiche, quindi la presentazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che ha previsto questo rapporto deficit PIL al 2,4% ma soprattutto l'incertezza legata a quelle che saranno in realtà le misure, hanno deluso i mercati, hanno creato una certa ansia sui mercati, e quando c'è incertezza ed ansia vengono alimentate le vendite. Ma quello che i nostri analisti sottolineano è la
che probabilmente la principale minaccia per l'economia italiana è costituita dalla parte, dal rischio che ci siano nuovi crediti di scarsa qualità, i cosiddetti non performing loan, nei portafogli delle banche. Negli ultimi anni la gran parte delle banche italiane è riuscita in qualche modo a migliorare la situazione da questo punto di vista. Con questi provvedimenti, con l'aumento dello spread, il rischio è che si torni a una situazione, a un peggioramento, che ci sia un peggioramento e soprattutto che le banche siano costrette ad alzare i tassi di finanziamento alle imprese, e quindi anche da questo punto di vista sicuramente non aiutano l'economia. Ecco, infatti, quindi questi rischi in questo momento sicuramente di estrema incertezza. Tornando ai mercati obbligazionari emergenti, Sara, abbiamo accennato poco fa, diciamo che forse, non so però, smentiscimi se sto dicendo una cosa un poco corretta, è forte la tentazione di abbandonarli, no? Dopo quello che abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito i mesi scorsi, però non so voi cosa ne pensate, insomma, come Morningstar. Sicuramente c'è stato un risk off, si dice, cioè un abbassamento della propensione al rischio verso questo tipo di attività finanziaria, e quindi abbiamo visto anche dei deflussi da questa asset class. Il punto secondo noi è che è stato generalizzato sono state generalizzate situazioni riguardanti singoli paesi, sì. La Turchia, l'Argentina, il Venezuela, e oggi dobbiamo prestare attenzione a questo tipo di generalizzazioni invece su problemi che sono di singoli paesi, perché siamo alle porte delle elezioni in Brasile. Il 7 di ottobre ci saranno le presidenziali. Il Brasile è un altro osservato sicuramente speciale, perché chiunque vincerà le elezioni dovrà fare i conti comunque con una situazione di bilancio non idilliaca, dovrà fare i conti con una spesa per le pensioni elevata che in qualche modo dovrà essere riformata, e dovrà fare i conti anche con la percezione di maggior vulnerabilità che gli operatori finanziari hanno verso questo mercato. Però fare di tutto erba un fascio non è l'ideale, perché anche sui mercati emergenti ci sono ancora delle aree emergenti invece dove le società, stiamo parlando a livello quindi di titoli azionari, continuano a dare buoni utili, a macinare utili, penso ad esempio ad alcune aree dell'Europa emergente o anche dell'Asia. Cioè, quindi valutare situazione per situazione. Diciamo che però volevo arrivare lì, la domanda in generale: mercati emergenti messa così è posta male, cioè tra virgolette, perché bisogna considerare paese per paese. Questa è un po' la vostra linea. Diciamo che noi non siamo favorevoli all'investimento nel singolo paese se non in portafogli molto diversificati, perché si alza il rischio. Certo. Ma quello che è importante è piuttosto scegliere un gestore, certo, che opera sui mercati emergenti in modo magari attivo e che quindi con competenza e qualità va a scegliere le migliori opportunità e a scegliere le aree che in quel momento sono da sovrappesare, certo, e sottopesare. Passiamo all'America adesso, perché ovviamente la Fed ha alzato i tassi dal 2 al 2,25, come era stato già insomma annunciato più volte, quindi non ci sono state sorprese su questo fronte. Ovviamente parliamo di politiche monetarie meno espansive, e bisogna prepararsi a questo. Come pensare a un portafoglio proprio in vista dei mesi prossimi? In effetti sta cambiando l'approccio probabilmente al mercato obbligazionario rispetto a quello che abbiamo avuto negli ultimi anni di politiche largamente espansive, quindi di liquidità. Quello che è importante probabilmente sapere è che da un lato il rialzo dei tassi di interesse, che per il momento riguarda l'America, l'Europa, certo, sicuramente implica dei rischi sia per chi investe sia per chi magari deve accendere un mutuo o quant'altro, e quindi per i consumatori. Sicuramente con un aumento dei tassi si innesca una competizione tra i titoli di Stato, che a questo punto hanno dei tassi interessanti, e magari il rendimento che si può avere da una società in termini di dividendo relativamente, quindi sì, agli utili generati da questa società. Quello che è importante secondo noi è non abbandonare del tutto il reddito fisso, perché comunque è una fonte di diversificazione del portafoglio, è una fonte di diversificazione quando i mercati azionari correggono, è una fonte di diversificazione che permette di bilanciare il portafoglio rispetto ad altre situazioni di rischio. Quindi
ricordiamoci anche che cercare magari di uscire dal reddito fisso adesso per entrare in momenti più favorevoli potrebbe implicare un errore nella tempistica e quindi delle perdite non desiderate. Okay. Sara, ovviamente noi all'inizio corriamo sempre perché abbiamo tante cose da dire, poi eventualmente se mi permetti tornerò su alcune cose che hai detto, ma insomma per ribadire dei concetti. Dall'America al Giappone, stiamo facendo un po' questo viaggio. Shinzo Abe ha vinto l'elezione, quindi resterà primo ministro ancora fino al 2021. Questo cosa significa per gli investitori? È utile questo percorso, diciamo, geografico che stiamo conducendo, è sicuramente utile perché, l'abbiamo detto, i mercati si sono mossi a diverse velocità. Shinzo Abe ha vinto, è stato riconfermato, questo significa che rimarrà in carica fino al 2021 e quindi sarà forse il premier più longevo da questo punto di vista. Il focus per ora degli investitori è sulle problematiche interne al partito che ha Shinzo Abe, quindi tutta una serie di scandali, ma anche sulle sue proposte di riformare la Costituzione, che non tutti accolgono di buon grado, e sulla capacità di rendere strutturale e duratura quella che è la cosiddetta Abenomics, quindi tutti i suoi provvedimenti per far ripartire l'economia giapponese. L'uscita completa dalla deflazione del Giappone non è ancora avvenuta, ci sono dei rischi esterni che comunque devono essere considerati, quindi il discorso delle guerre commerciali, un debito che rimane molto alto, una spesa pensionistica che aumenta, perché lo sappiamo, comunque anche il Giappone deve affrontare il problema dell'invecchiamento della popolazione. Quindi la grande sfida sarà vedere se Shinzo Abe riesce a fare queste riforme strutturali e stabilizzare la crescita economica. Dipenderà molto da quello, insomma, sostanzialmente. Dipenderà molto da, no? Da quello che riuscirà a ottenere. Allora, Morningstar ha recentemente pubblicato la trante della sostenibilità, apriamo anche questo capitolo, poi torniamo un po' indietro perché voglio tornare per esempio sulla Fed, sull'America, ma insomma volevo dare anche questo input, un report semestrale che valuta proprio le borse mondiali dal punto di vista dell'attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance. E mi piacerebbe capire però cosa avete ottenuto, insomma, quali sono i principali risultati, che cosa è emerso. Sì, passiamo, diciamo, da un'analisi finanziaria dei mercati a un'analisi di sostenibilità, che oramai sono due aspetti che vanno integrati per prendere delle decisioni consapevoli di portafoglio. La trante della sostenibilità è sostanzialmente una mappa che viene fatta sugli indici azionari globali, gli indici azionari Morningstar globali, guardando il comportamento dei titoli che compongono i panieri dal punto di vista dei fattori ambientali, sociali e di governance. Quello che abbiamo visto è che sicuramente l'Europa, i paesi dell'Europa occidentale e soprattutto i paesi nordici hanno una posizione decisamente buona da questo punto di vista, meno buona quella degli Stati Uniti e di molti paesi emergenti come ad esempio la Russia e la Cina. Per quanto riguarda l'Italia, dal punto di vista dell'analisi dei fattori di sostenibilità, quindi fattori ESG, il punteggio è buono. Quello che preoccupa di più relativamente all'Italia è l'indice delle controversie, cioè tutti quegli incidenti, quei casi, eventi che impongono dei rischi all'ambiente, alla società, ma anche dei rischi all'impresa stessa. E quindi poi ad agosto abbiamo avuto il caso di Atlantia, che è proprio un caso emblematico di questo tipo di problematiche. Certo, Sara. Allora, dicevo, volevo tornare ancora un attimo sull'America e lo farò anche con un altro ospite che ci ha raggiunto in studio, un altro ritorno, Matteo Lenardon, Deputy Country Head Italia di Legg Mason. Ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno, buongiorno. E dicevo, se lei è d'accordo, io tornerei proprio sul discorso della Fed e del rialzo dei tassi, perché mi sembra un punto, insomma, cruciale e mi dispiacerebbe non parlarne con lei. Vorrei capire quali sono le valutazioni di Legg Mason dopo questo rialzo al 2,5 e soprattutto come vi state muovendo sul fronte degli investimenti. Insomma, ripartiamo da qui. Grazie, noi siamo un operatore americano, quindi diciamo seguiamo attentamente, quasi per vocazione, quella che è la retorica della Fed, che è un'istituzione puramente americana. Fa nel suo mandato fa gli interessi degli americani e nel suo mandato ha il seguire l'economia, l'inflazione americana, riuscire a mantenerla all'interno di determinati ambiti. Quello che abbiamo osservato finora è un ciclo rialzista strano, lento e caratterizzato quest'anno da una desincronizzazione della crescita. Ecco, l'America è andata per conto suo, no? C'è stato questo famoso
decoupling, quindi questo scoppiamento. L'America ha continuato a crescere anche grazie a alcune riforme fiscali inserite da Trump, accolte molto bene da Corporate America, ma questo noi crediamo abbia generato in realtà davvero una forte spinta al rafforzamento del dollaro, che poi credo abbiate citato gli emerging market, ha davvero causato, è causa prima della forte difficoltà, quindi dollaro forte, valute emergenti davvero sottotono, nonostante il rally dell'anno scorso. Ecco, ma tornando a Powell, fuori consensus, quindi lo sottolineo, ma è perché abbiamo questo faro sulla Fed che ormai da 50 anni ci vede protagonisti in ambito obbligazionario statunitense. Secondo noi, fuori consensus, dopo quest'ultimo rialzo di settembre, la Fed ha smesso di essere accomodante, quindi considera la sua policy neutrale. Ciò vuol dire che, seguendo alcuni dati, in primis quindi l'inflazione, ma ovviamente anche i payroll, dunque tutta la parte stipendi negli Stati Uniti, se questi dati continueranno a essere molto positivi, dicembre potrebbe essere davvero l'ultimo rialzo prima di passare ad una pausa. Il mercato invece prezza ancora forti rialzi, quindi almeno 3 rialzi nel 2019. Noi la vediamo in maniera molto diversa. Okay. Questo per dare ai nostri ascoltatori un messaggio: con rendimenti vicini al 3% su scadenze, quindi su tratti di curva a 5 anni, quindi siamo intorno al 2,9, davvero crediamo come un buon entry point prendere delle posizioni ora, appunto sul 2,5 anni, dove abbiamo posizionato buona parte dei nostri portafogli che investono in US bond, perché potrebbe esserci in realtà invece un buon rally alla fine di questo ciclo, che secondo noi potrebbe avvenire già quest'anno, quindi non siamo così all'interno del consensus per dei rialzi anche l'anno prossimo. Ah, ok. Allora, le faccio ancora una domanda, poi torno da Sara. Restando negli Stati Uniti, insomma, e su quello che abbiamo detto fino a questo punto, il mercato dei mutui americani e il credito strutturato a stelle e strisce, a questo punto, se possiamo approfondire questi due aspetti, insomma, sempre restando, no, nell'analisi di quello che potrà succedere in futuro e di come vedete voi la situazione. Ma mutui, e quando parliamo di mutui veramente fischiano le orecchie dal 2008 a questa parte. In realtà è cambiato tantissimo quel tipo di segmento del credito americano, cosiddetto credito strutturato. È cambiato per un giro di vite molto forte da un punto di vista regolamentare, sia nella concessione dei mutui stessi, sia nella cartolizzazione di questi prestiti, che garantisce, o meglio, che fornisce forte regolarità nei flussi di cassa e rendimenti molto interessanti, equiparabili ad oggi al corporate yield americano, quindi superiore al 5%. Ecco, questa è un'asset class dove i nostri gestori obbligazionari all'interno del gruppo Legg Mason sono veramente preparati in questo ambito, hanno partecipato tra l'altro nel 2008 a operazioni di ristrutturazione sponsorizzate dal governo americano. Tra le 7 case di investimento coinvolte, Western Asset, ad esempio, il nostro principale operatore all'interno del gruppo, è stata quella con le performance migliori. Per indicare che cosa? Perché siamo così positivi su questo tipo di asset class? Ma innanzitutto, appunto, un asset class rigenerata dal punto di vista regolamentare, molto più controllata, ma soprattutto decorrelata. E torniamo a quello che ha fatto la Fed. La Fed ovviamente ha rialzato i tassi, impatto sul reddito fisso negativo. Ecco, invece queste sono strutture a reddito variabile. Ecco perché si sono adeguate al progressivo rialzo dei tassi e quindi, rispetto all'indice LIBOR, hanno aumentato progressivamente a ogni rialzo il proprio rendimento. Ad oggi possiamo quindi considerare l'asset class come tendenzialmente immune al rialzo dei tassi, quindi per chi avesse questo tipo di preoccupazione è sicuramente un asset class da aggiungere in termini di diversificazione al proprio portafoglio. È un asset class che soprattutto si muove sulla salute dell'economia americana. Ecco, la salute dell'economia americana è buona, ma gli Stati Uniti sono tra i pochi paesi al mondo che hanno
una domanda abitativa in costante, inesorabile crescita. Quindi anche dal punto di vista di immigrazione, vi sono milioni di nuovi abitanti americani che ogni anno hanno bisogno di abitare. Certo. E quindi c'è comunque una forte spinta da un punto di vista di richiesta di mutui che vediamo ancora come un'ottima asset class. Ecco, con un approccio attivo, total return, noi crediamo che sia una buonissima asset class per decorrelarsi e continuare ad avere un certo tipo di flusso cedolare regolare e sostenuto. Bene, Sara, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto, ne abbiamo già parlato prima io e te. Sì, quindi... no, sicuramente l'aspetto dei mutui riporta anche al discorso che molti giovani che durante la crisi sono in qualche modo hanno dovuto stare in casa con i genitori, eccetera, adesso iniziano in effetti a chiedere casa. E quindi è un fenomeno che anche i nostri analisti di Morningstar stanno osservando con attenzione, quello del settore immobiliare. Questo sicuramente di fianco al concetto di diversificazione su cui penso che siamo veramente tutti. D'accordo. Tra l'altro poi vedrete, amici delle fonti TV, che questa parte della nostra programmazione torneremo a parlare proprio di mercato immobiliare. Destino che oggi poi proseguissimo anche su questa scia. Sara, ancora una domanda per te sulla trante della sostenibilità. Torniamo a quello che stavamo dicendo prima, anzi ti faccio due domande in una e vediamo di riassumere un po' il tutto. A parte che il rapporto misura anche tutti quelli che sono i rischi per le imprese legate a questa transizione, no? Verso un'economia a basse emissioni inquinanti, volevo capire se ci sono dei paesi che sono più a rischio in questo senso. E poi ci sarà una conferenza il prossimo 8 novembre che farà luce su queste tematiche, così diamo anche un appuntamento pratico, insomma, per capirne di più. Sì, per la prima volta abbiamo misurato anche quanto sono, tra virgolette, inquinati in senso di emissioni di CO2 i listini globali. Sicuramente ci sono dei paesi che lo sono più di altri, anche qua i virtuosi li dobbiamo cercare in Europa, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, ma anche la Francia. L'Italia non è in una situazione ideale da questo punto di vista, probabilmente c'è ancora tanta strada da fare. Gli Stati Uniti ci hanno un po' sorpreso perché sono state un po' la nota fuori dal coro, nel senso che sappiamo benissimo che le politiche di Donald Trump non sono pro low carbon economy, quindi anzi ha minacciato l'anno scorso di uscire da COP21, quindi dagli accordi di Parigi sul clima. Tuttavia le aziende americane sembrano ben equipaggiate invece per gestire una transizione verso un'economia a basse emissioni, che è inevitabile perché le normative vanno in quella direzione. Abbiamo scelto di parlarne durante la nostra Morningstar Investment Conference del prossimo 8 novembre proprio perché è un tema chiave. Dedicheremo gran parte del pomeriggio a queste tematiche con gli esperti nostri e anche con dei docenti universitari. È un tema fondamentale che va affrontato perché stiamo parlando di rischio, non stiamo parlando di valori o di chi più o meno crede dell'importanza del cambiamento climatico, ma è proprio dei rischi che le imprese devono togliersi dalle loro business. Okay. Okay. Quindi è l'8 novembre, abbiamo detto. L'8 novembre a Milano. A Milano, perfetto. Un'ultima domanda anche per Matteo Lenardone, poi vi saluto, però non posso non chiedere l'outlook Legg Mason per i mercati azionari europei, se vogliamo concludere così, insomma, perché abbiamo parlato, mi ha dato un suo cenno sui mercati emergenti, siamo entrati nel dettaglio dell'America, Europa, punto di domanda. L'Europa è questo malato che non si riprende mai. Ecco, gli specialisti del mercato azionario europeo nel gruppo Legg Mason si trovano a Martin Carry. Martin Carry ha questa tendenza ad acquistare, o meglio, diciamo, a prendere profitto sull'entusiasmo, così come è accaduto a fine gennaio, e ad acquistare quando vi sono timori sul mercato. Okay. Questo significa che in questo momento noi siamo molto attenti nel riuscire a costruire progressivamente delle posizioni interessanti. Perché? Questi timori forti sappiamo da dove possono derivare. Alcuni dati non così confortanti sono arrivati durante l'estate in termini di crescita, ma noi stiamo dando un'occhiata un po' a quelle che sono le aspettative sulle trimestrali e in realtà ci aspettiamo delle trimestrali interessanti da qui a fine anno. Per noi vuol dire anche rotazione del mercato. Allora, ci stiamo posizionando su settori tipicamente value e ciclici, a differenza di quello che è il grow che fino adesso ha spinto il mercato azionario europeo. Alcune postille. L'approccio Martin Carry, specialmente con una strategia a cui io tengo molto, è un approccio long short, e quindi diciamo sul mercato ci muoviamo sulle due dimensioni,
siamo ancora negativi sulle banche italiane, ma in maniera diffusa invece in Europa abbiamo iniziato delle progressive e lente posizioni, quindi diciamo dell'accumulazione sulle banche europee. Vediamo in realtà un'inflazione europea che tra l'altro arriverà ad una forchetta, nella forchetta arriverà sì. nel range più alto, e diciamo il petrolio sta spingendo anche su questa, sì. su questa direzione. Ecco, secondo noi sarà un po' un input che la BCE potrà utilizzare a proprio favore. Tra l'altro andremo a vedere, diciamo così, questo cambio politico l'anno prossimo, no? Rispetto a Mario Draghi, con cosa diciamo usciremo in termini di guida, ma secondo noi questo potrà aiutare a una normalizzazione dei tassi. Le banche europee chiedono tassi non più negativi. Ecco che stiamo prendendo quel tipo di posizionamento. Ci piace il real estate tedesco, anche se sta iniziando a diventare abbastanza costoso. Ovviamente ci copriamo quindi sul lato short, ribadisco, short sulle banche italiane. Il lusso ha corso tanto e secondo noi prenderà una boccata d'aria. Ecco che sulla parte azionaria Europa consigliamo sempre un approccio molto cautelativo, preservazione del capitale, un approccio long short è quello ideale. Ottimo, come ti sembra Sara? Così vi saluto. No, assolutamente, ecco, noi sulle banche italiane abbiamo spesso, i nostri analisti comunque hanno mantenuto i loro fair value riguardo, anche nonostante le ultime dichiarazioni, con i rischi di cui abbiamo parlato prima, sì, certo, relativamente chiaramente ai non performing loan. Un bel elenco di rischi, insomma. Va bene, in attesa di rivedervi, credo, sempre insieme il mese prossimo, io ringrazio Sara Silano, Morningstar Italy, grazie. Grazie a voi. E naturalmente anche Matteo Lenardon, Legg Mason, vi aspetto per rifare un po' il punto, no, mensilmente, che grazie. È un appuntamento fisso. È sempre un piacere. Che è un appuntamento fisso che serve tantissimo a chi ci segue ogni giorno sulle fonti TV. Allora, tra poco in studio la collega Annalisa Lo Spinuso vi parlerà di risparmio e protezione, poi noi ci rivediamo alle 11, comunque insomma mi cedo solo il posto a lei per un istante, torniamo e parliamo proprio di mercato immobiliare, oltre ai mercati che monitoreremo continuamente. Vi aspetto.